Dunque vogliamo il nostro sguardo a Maria, che c'è madre nell'ordine della grazia. Pensiamola particolarmente nel tempo in cui tutte le cose finiscono, ricominciano, quando non si sa bene che cosa attendere. D'altra parte veniamo invitati a una sempre nuova attesa del Signore che viene. Invochiamola come madre della speranza, che rigenera continuamente questo atteggiamento, questa virtù, una virtù teologale, cioè un atteggiamento di Dio che diventa atteggiamento nostro di figli di Dio. E cioè, tra le tante cose che ci sono nella vita c'è anche questo, come guardi il futuro. Ecco, la virtù corrispondente allo sguardo al futuro si chiama speranza. E siccome ci sono molte cose che turbano l'animo, che lo preoccupano, che suscitano timore, paura, incertezza, insicurezza, per questo abbiamo bisogno di una madre come Maria, che è madre di speranza. Lei che è la prima dei risorti, la prima che è corrisorta con Gesù, e ci rassicuri su questo, come fa il gesto di ogni madre, no? Rassicurare un figlio, alimentare fiducia, appunto, la speranza, perché possa camminare nella vita nell'amore. E in compagnia di Maria ascoltiamo i suggerimenti della parola di Dio. Anzitutto, lotta contro dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. C'è lo sguardo che si volge verso il basso, che si invischia nelle cose, nei gorghi delle cose di questo mondo che sono corruttibili, cioè che portano alla corruzione, che sono indirizzate alla morte, che precipitano nella fine, che non possono sostenere la nostra speranza, che non ci danno la vita eterna, e che allora, proprio perché non danno la vita eterna, creano quell'ansia di attaccarsi a delle cose che in qualche modo come delle scialuppe di salvataggio. Ma appunto, quando ci si attacca troppo alle cose del mondo si diventa viziosi. Ecco le dissipazioni. C'è la mente e il cuore che vanno qua e là, si attaccano un po' a tutto. E dopo ci si sente frammentati. Ubriachezze, stordimento proprio dovuto alla frequentazione delle cose di questo mondo. Con lo sguardo che si abbassa invece che innalzarsi. E poi affanni della vita, perché ci sono delle cose di cui ci occupiamo, a cui ci teniamo, ma che vediamo che ci sfuggono di mano. E allora ecco l'affanno, la preoccupazione. E la preoccupazione ultima è la fine, la morte, le cose che possano accadere all'improvviso. Interessante riconoscere come prendo nei ragazzi una delle più grandi paure è la paura della morte improvvisa. Non a caso la Chiesa ha sempre pregato per questo. E ha pregato in maniera cristiana. La richiesta di una buona morte, di una morte non improvvisa, non è a motivo della paura, ma è per morire in grazia di Dio. Don Bosco faceva così con i suoi ragazzi. Ecco, quindi lotta, dissipazione, ubriachezze e affanni. Seconda cosa, vegliate in ogni momento pregando, proprio perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere. Sappiamo dal discorso escatologico del Vangelo che abbiamo ascoltato in questi giorni, che ascolteremo ancora domani, che ne accade di ogni, e che il cuore non deve essere preoccupato. L'indicazione di Gesù era: quando vedrete queste cose, invece di morire di paura, innalzate lo sguardo. Però questo innalzare lo sguardo corrisponde proprio all'idea di pregare, cioè di mettere tutto nel rapporto con Dio. Un'altra indicazione, che entriamo, cosa vuol dire innalzare lo sguardo, vegliare in ogni momento pregando? Ecco, più volte
La parola di Dio ci ha istruiti su questo punto, di prediligere molto la preghiera di lode, di benedizione, il rendimento di grazie, di adorazione, perché appunto ci distoglie dalla considerazione delle cose di questo mondo e ci tiene con lo sguardo rivolto verso il cielo. Ci fa vedere le cose belle che sostengono la speranza e non invece le cose brutte che abbattono la speranza. E in questo il Salmo 94 che è stato proclamato aiuta molto. Acclamiamo la roccia della nostra salvezza, cantiamo al Signore, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, acclamiamo con canti di gioia. Ecco. Attenzione che sono atti spirituali da fare, non sono automatici. Allora credente ci tiene a fare così e a farlo magari anche per altri, anche per quelli che sono disperati, quelli che tendono a perdere la speranza. Ecco, occhio a non rimanere nel proprio atteggiamento naturale. Per esempio, una persona malinconica è malinconica, una persona dissipata è dissipata, cioè, è troppo attenta alle cose. Una persona che ha una grande memoria si ricorda di tutto e non riesce a svuotare la memoria, avanti così. Allora, no, ascoltiamo, lasciamoci istruire dalla parola di Dio, la lode, la benedizione. Infine, il libro dell'Apocalisse, che è veramente un'educazione dello sguardo. Sappiamo che appunto quello che sostiene più la speranza è proprio la parola di Dio, che tutte le cose passeranno, precipitano, si corrompono, finiscono, ma la parola di Dio invece no. Infatti la parola di Dio alla fine si è incarnata in Gesù e Gesù è risorto. Con lui è risorto Maria, è diventato il primo genito dei risorti per tutti noi. Quindi tutto è indirizzato alla vita, non alla morte. E questo in generale. Ma per dettagliare, le parole, la parola di Dio veramente sostiene, alimenta la mente, il cuore, ci tiene nella posizione della lode, della benedizione, ci fa già un po' partecipare al canto dell'agnello, al canto di lode che il figlio rivolge al padre, che gli angeli e i santi rivolgono al figlio, il canto di Maria, il suo Magnificat che è stato proclamato sulla terra, che nel cielo è ancora più brava. E allora cosa si dice? Che c'è un fiume d'acqua viva, ecco, la storia attraversata da un fiume di acqua viva, acqua è proprio l'elemento vitale, che scaturisce precisamente dal trono di Dio e dell'agnello, cioè c'entra con Gesù, con la risurrezione di Gesù, col sacrificio di Gesù, a sostenere proprio tutti i sacrifici che l'amore richiede. E c'è un albero della vita che dà frutti 12 volte all'anno, cioè sempre, e porta sempre frutto. Vedi come viene educato lo sguardo? E le foglie di questo albero servono a guarire le nazioni. Esagerato, va bellissimo. Non è che ti mettono a posto solo, non so, la macchia rossa sulla pelle, fanno bene perché ti danno una vitamina. No, no, no. Dice che le foglie di quell'albero di vita servono a guarire le nazioni. E qui confronta, pensate i frutti amari dell'albero che c'era nel paradiso terrestre. Quando hanno prodotto il peccato, quando ha prodotto il peccato originale, ecco i frutti amari del peccato originale, cioè quando l'uomo ha voluto cogliere da solo, senza Dio, il segreto della vita, il segreto del bene e del male, cioè si è fatto come Dio, si è sostituito a Dio. Invece qui ti dice: no, guarda, l'albero nuovo, ma l'albero nuovo è l'albero della croce, è l'albero di vita che è Gesù. Il suo sacrificio, la sua benedizione, ecco, rispetto invece alla benedizione dell'albero di Adamo con i frutti avvelenati. Infatti Gesù quando muore dice bene di tutti, dice bene del Padre,
dice bene degli uomini, Padre, perdonali. Dice bene anche del ladrone, oggi sarai con me in paradiso. Cioè muore con un atto di fede, un atto di speranza, un atto di carità misericordiosa. E infatti subito dopo, ecco, il veggente Giovanni, dopo aver visto la scena, mostra di essere consapevole e dice: non vi sarà più maledizione, vedi? Non vi sarà più maledizione, cioè si vive sotto la benedizione di Dio. E a governare tutto, ecco, nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello, i suoi servi lo adoreranno. E saranno firmati da questo. Ecco, l'operazione spirituale da fare è lasciarsi firmare dalla benedizione di Dio, che ci libera da ogni maledizione. Maledizione, pensa come l'uomo, quando è disorientato, quando è sfiduciato, quando è disperato, poi parolacce, bestemmie, profezie di sventure, brontolamenti, mormorazioni, critiche, cinismo, cioè giudizi sugli altri, alla fine anche su se stessi e alla fine anche contro Dio. Ecco, tutto l'albero della maledizione. Ecco perché ci fa così bene lodare, benedire, rendere grazie, perché ci fa entrare nella logica della benedizione, cioè modo di fare di Dio. Eucaristia, atto di gratitudine, innanzi berakà, benedizione. Ah, ecco. E essere firmati da questa benedizione, porteranno il suo nome sulla fronte. E di fronte a tutto quello che finisce, che si spegne, che si oscura, che ci fa brancolare nel buio, ecco, no, la scena di questa città nuova dove... governata dalla luce del trono dell'agnello, com'è? Non vi sarà più notte. Un albero di vita, il trono dell'agnello, non vi sarà notte, non vi sarà neanche più luce di lampada, luce di sole, cioè gli elementi naturali sono poca cosa, ecco, non so, gli astri, le stelle, il sole, ma anche i manufatti dell'uomo, le lampadine, i neon, eccetera. No, perché? Perché la vera luce sarà Dio. Perché il Signore Dio l'illuminerà e regnerà nei secoli dei secoli. Ecco, cristiano è quello che porta dentro nel cuore una luce interiore che fa da bussola anche nell'affrontare tutte le prove della vita. E infine la firma, come nelle profezie, no? Sapete, nel Vecchio Testamento, come si fa a capire i veri falsi profeti? Le profezie di Dio si realizzeranno, invece quelle dei falsi profeti no. E così alla fine delle profezie, nel compimento delle profezie, e mi disse: queste parole sono certe e vere. E quindi sostengono poi la speranza, nella misura in cui le mangi, le digerisci, nella misura in cui ti alimentano. Infatti la pagina conclude dicendo: beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. Signore Gesù, alimenta e sostieni la nostra speranza. Maria, Madre di Speranza, porti i nostri cuori ad attendere il Signore, ogni sua venuta. Maria, Madre di Speranza, aiutaci ad attendere la venuta del Signore nell'Eucaristia, questa venuta quotidiana, nella quale il Signore si rende presente. Vuole diventare la luce che guida i nostri cuori.